La conta degli alloggi disponibili per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina la inizia il prefetto Matteo Piantedosi. La riunione straordinaria del Consiglio territoriale per l'immigrazione, l'organo preposto alla gestione della presenza di stranieri sul territorio romano, è iniziata nel pomeriggio. Al tavolo la rete delle realtà del terzo settore, da sempre impegnate nell'accoglienza. Con loro il prefetto sta facendo il punto sulla capacità ricettiva della capitale. Una convocazione d'urgenza decisa dopo il precipitare della situazione in Ucraina. Ma si tratta di una prima interlocuzione utile a fornire dati al Viminale, che dovrà stabilire le quote di accoglienza da assegnare ai vari territori. Con lo stesso obiettivo si muove la task force istituita in Campidoglio e coordinata dall'assessorato alle politiche sociali. Anche in questo caso il primo passo è verificare con gli operatori del settore recettivo la disponibilità di possibili sistemazioni. Il gruppo di lavoro chiama a un tavolo le associazioni di volontariato. In campo anche il sistema sanitario regionale, allertato, fa sapere l'assessore, per ospitare pazienti dall'Ucraina. Offerta avanzata anche dal Bambin Gesù per permettere ai piccoli malati oncologici di proseguire le cure. Dalla Regione Lazio arriva anche la disponibilità a fornire, attraverso la protezione civile, farmaci e attrezzature mediche per la popolazione ucraina.